È in funzione da oggi a Chieti la nuova sede vaccinale al Palacolle dell'Ara, che andrà a sostituire il Palauda, la cui attività cesserà tra 2 giorni. Questa mattina sul posto si è tenuto un breve vertice operativo con personale ASL del comune. Circa 300 gli utenti che si sono già prenotati sulla piattaforma delle poste per ricevere la prima dose nella giornata di apertura dell'hub vaccinale, mentre sono ancora molti i posti a disposizione per le giornate successive. Il centro è aperto da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 14. All'interno 4 punti vaccinali. Oltre al personale sanitario, a dare una mano volontari della Protezione Civile di Chieti, una ventina di percettori del reddito di cittadinanza, scout e il team sanitario mobile della difesa per la Regione Abruzzo. Sentiamo l'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì. Assessore, sono già in tanti coloro che si sono prenotati, soprattutto giovani, in questo nuovo punto vaccinale a Chieti. Già questo è un successo? Sì, c'è un'alta adesione, vuol dire che c'è una volontà importante da parte della cittadinanza. Il nostro obiettivo è di andare sempre di più verso l'immunizzazione, lasciando la libertà a ognuno di vaccinarsi. Attualmente in Abruzzo qual è la situazione per quel che riguarda proprio la copertura vaccinale? Ma la regione è tra le prime 6 regioni a livello nazionale per la somministrazione della prima dose, quindi vuol dire che è un dato importante e soprattutto dobbiamo dire che in base a questi dati, a queste vaccinazioni che abbiamo effettuato, siamo ben lontani adesso dalla soglia di allarme di dover cambiare zona, quindi colore della nostra regione. Il 13 settembre in presenza nelle scuole, i ragazzi, ce la faremo? Guardi, faremo questo tavolo interistituzionale proprio il 1° settembre, dove andremo a stabilire le norme, le procedure e le linee guida. Il nostro obiettivo è quello di essere in presenza, in sicurezza, e perché l'abbiamo sempre condiviso questo aspetto, siamo stati sempre una regione attenti a una scuola fatta proprio in presenza. In prima fila tra i vaccinatori il sindaco di Chieti, Diego Ferrara. Sindaco, noi sappiamo che a fine settembre tanti hub vaccinali in Abruzzo chiuderanno. Questo di Chieti andrà avanti? Si proseguirà ancora? Allora, questo hub è a disposizione per tutto il tempo che la ASL riterrà opportuno per il lavoro sul territorio. Tenga presente che Chieti e la provincia, ma soprattutto Chieti, è una città virtuosa, siamo ben al di sopra del 70% dei vaccinati. Quello che si auspica è che a settembre o ad ottobre, anche con le terze dosi di cui tanto si parla, la vaccinazione si capillarizzi, ovvero sia venga presa in carico dai medici di medicina generale e dalle farmacie.